L'espansione dell'impero ottomano, tra il XII e il XV secolo, aveva progressivamente interrotto le vie commerciali terrestri tra l'Europa, l'Asia e l'Africa. Gli europei si trovarono quindi a cercare vie marittime per raggiungere quei luoghi, dando inizio a un periodo di grandi viaggi di esplorazione. Nel 1492 il genovese Cristoforo Colombo, incaricato dal re di Spagna, cercò di raggiungere l'India attraversando l'Oceano Atlantico. Approdò nel continente americano, in un'isola del Mar dei Caraibi, ma non si rese conto di aver scoperto una nuova terra. Fu il fiorentino Amerigo Vespucci che nel 1499 esplorò le coste dell'America del Sud, a dimostrare che la terra raggiunta da Colombo non era l'India, ma un nuovo continente, l'America. Tra il 1497 e il 1498, il portoghese Vasco da Gama raggiunse l'India circumnavigando l'Africa, trovando una via nuova per raggiungere le Indie via mare, mentre nel 1500 Pedro Álvares Cabral sbarcò per la prima volta in Brasile, prima di proseguire verso l'India. Non si era però certi che questa terra fosse un nuovo continente. Nel 1497 i veneziani Giovanni e Sebastiano Caboto, padre e figlio, al servizio dell'Inghilterra, arrivarono sulla costa canadese. Nel 1508-1509 Sebastiano raggiunse la baia di Hudson. Tra il 1519 e il 1522 il portoghese Ferdinando Magellano, al servizio dell'imperatore Carlo V, costeggiò l'America del Sud, oltrepassò la Terra del Fuoco, scoprì così l'Oceano Pacifico e raggiunse quindi le Filippine, dove fu ucciso insieme a parte dell'equipaggio. I superstiti, tra cui Antonio Pigafetta, riuscirono a tornare in Spagna, passando dall'Oceano Indiano e completando così la prima circumnavigazione del globo.